Ciao ragazzi, nel video di oggi vi racconto come ho imparato il francese. Siete pronti? Dai, che si comincia. Innanzitutto, buongiorno a tutti quanti da Malta, una splendida, splendida isola. Dopo qualche mese di viaggio in giro per il mondo, sto di nuovo filmando un video seduto su un divano. Ho passato una settimana con degli amici qui a Malta e presto continuerò le mie avventure. Ho deciso di fare una serie di video in cui vi racconto come ho imparato tutte le lingue che parlo. Penso che possa essere utile, penso che possa ispirare tante persone a imparare le lingue, ma soprattutto voglio dimostrarvi che non c'è un unico metodo per imparare le lingue. Il metodo che utilizzo adesso, che è legato all'input comprensibile, che è legato alla mia tecnica dell'arcipelago, date un occhio al video tra l'altro, è qualcosa che si è sviluppato con il tempo, quindi non è che io dalla prima lingua che ho imparato l'ho imparata esattamente in questo modo, però tutta l'esperienza in 10 anni o più a imparare lingue straniere mi ha aiutato ad arrivare dove sono oggi e a creare il metodo che utilizzo oggi per imparare lingue, che è in continua evoluzione. Ho iniziato a imparare il francese quando già parlavo evidentemente italiano come madrelingua, inglese, tedesco e spagnolo. Nel momento in cui ho iniziato a imparare il francese stavo già lavorando come project manager sia in tedesco che in spagnolo e in inglese, ovviamente in italiano. Ho deciso di imparare il francese in maniera abbastanza spontanea, devo dire, nel senso che le lingue più parlate in Europa sono proprio queste cinque. Il francese in qualche modo mancava un po' all'appello, quindi mi sono detto: Simone, sai che c'è? Ti metti a studiare il francese. Ho iniziato quindi per conto mio a studiare francese utilizzando un libro di grammatica con esercizi, perché parlando italiano e spagnolo più o meno capivo già un bel po'. Ho iniziato a usare questo libro di grammatica. Adesso, col senno dei poi, non inizierei assolutamente con un libro di questo tipo, ma inizierei a focalizzarmi sull'input, su assimilare la lingua, sul espormi a tanto, tanto contenuto. Però in quel momento non avevo la conoscenza che ho oggi delle lingue, quindi ho iniziato con un libro di grammatica. Al tempo stesso amavo, amo tuttora la musica hip hop francese. C'è un sacco di musica hip hop in Francia di ottimo livello e questo devo dire che mi ha aiutato molto in termini di input, se lo rivedo adesso, a restare in contatto con la lingua su base praticamente giornaliera. Quindi ascoltavo davvero tantissima, tantissima musica, Maître Gims, Sion Dassault, Soprano, Sniper, un sacco di hip hop, come si chiamava? TBS, mi sembra che si chiamavano, che fanno un po' di musica tipo anni 90, quel genere di rap. Quindi un sacco di contenuto di questo tipo e mi leggevo i testi. Quindi alla fine, ragazzi, come il mio podcast in italiano comprensibile, audio e testo allo stesso tempo. Questo è quello che facevo. Dopo aver studiato per un po' con questo libro di grammatica, mi sono iscritto ad un corso di francese, una volta a settimana, mi sembra che ci si trovava, per 2 mesi e mezzo, una cosa del genere, a Verona, perché poi me ne sono andato da Verona, quindi non ho più continuato con il corso. Una volta andato via da Verona, prima di iniziare a lavorare in francese, mi sono fatto un mese in Quebec, di cui 3 settimane in una scuola di lingue. Voi direte: Simone, perché vai in Quebec quando puoi andare in Francia che sta al lato? Beh, ovviamente esattamente per questa ragione, nel senso che in Francia ci sono stato tante volte, il mio lavoro poi come project manager mi avrebbe portato a viaggiare spesso a Parigi per lavoro. In Quebec io non c'ero mai stato e mi sono detto: potrei prendere questa opportunità per vedere il Quebec, per vedere anche un po' qualcos'altro del Canada. Magari non avrò più l'opportunità di tornare in Canada in vita mia, quindi utilizziamo questa opportunità. Tra l'altro, al corso di francese in Quebec ero in classe con delle ragazze svizzere e una ragazza anche del Brasile.
Belgio, che sono entrambi paesi in cui si parla francese, ma anche loro avevano fatto il mio stesso ragionamento ed erano andate in Quebec per fare questo corso. Ad ogni modo, l'esperienza del corso è stata molto interessante. Io consiglio di fare questo genere di corsi a chi ha già una base nella lingua. Io il corso che avevo fatto in Quebec era un corso di B2 più o meno, quindi avevo già un livello abbastanza avanzato. All'inizio perdono secondo me un po' di efficacia perché le classi sono molto più grandi, perché hai tanta gente e c'è chi impara più in fretta, c'è chi invece ci mette un po' più di tempo, cioè se sei un italiano che impari francese o un tedesco che impari francese, l'italiano impara mediamente più rapidamente perché la lingua è molto più simile, quindi è un po' questo il rischio. Nelle classi più avanzate invece il livello diventa un pochino più omogeneo, sono un pochino più piccole anche le classi, quindi funziona bene. Dopo aver fatto questo corso, in realtà io mi sono trasferito in Austria e ho iniziato a lavorare in francese con clienti francesi. Il mio francese a livello tecnico non era ancora il top e onestamente all'inizio è stato tosto lavorare direttamente in francese su un progetto con un team che parlava francese, perché avevamo molti colleghi della filiale francese, e con il cliente che ovviamente parlava francese. Però nel mio caso, visto che sono una persona a cui piacciono le sfide, è stata fonte di motivazione, quindi questo dipende un po' da voi ragazzi. Io sono il tipo di persona che se non è completamente pronto per fare qualcosa, la fa perché so che imparo dall'esperienza. Però ci sono persone che se invece non sono pronte si spaventano e la performance tende a diminuire invece di aumentare. Quindi imparate a conoscervi, imparate a capire che tipo di persona siete dal punto di vista della gestione dello stress e prendete decisioni in modo consono. Arrivato in Austria però ho continuato a studiare francese focalizzandomi principalmente sugli esercizi. Ho fatto milioni e miliardi di esercizi drilling sui verbi, drilling sui pronomi, le preposizioni, qualunque genere di esercizio B2, C1 più o meno il livello, per veramente entrare nella lingua. Questa era l'idea che avevo allora, ovviamente adesso lo farei in modo diverso perché mi concentrerei più che altro sull'input, su acquisire input, e poi andrei a capire cosa sto facendo bene, cosa no e a correggerlo. Ripeto, la mia esperienza di allora era molto meno di quella che ho maturato poi con il tempo. Quindi ricapitolando un pochino ragazzi, quello che ho fatto con il francese è stato prima studiare per conto mio, poi ho fatto un corso, poi sono andato avanti a studiare per conto mio, ho fatto un corso intensivo di 3 settimane e sono andato avanti ancora a studiare per conto mio. C'è da aggiungere, nella prima fase in cui studiavo per conto mio, dopo un po', non da subito, non da zero, ho iniziato a chiacchierare un pochino su iTalki con un tutor. Io utilizzo iTalki di solito per parlare con un tutor, non tanto per imparare la grammatica. Però se ho qualche domanda di grammatica o di qualche concetto che non mi è chiaro, allora le raccolgo tutte in un foglio, prenoto un'ora su iTalki e chiedo all'insegnante: ascolta, mi puoi spiegare questo, questo, questo e questo, che non li ho capiti bene. Però prima cerco di capirli io per conto mio, perché è molto, infinitamente più efficace come metodo che non andare dall'insegnante e dirgli: mi spieghi questo, che entra da una parte e esce dall'altra. Perché se proviamo a capire tutti questi concetti per conto nostro in modo autonomo, allora il nostro cervello inizia a pensarci e vi assicuro che è molto più efficace, ragazzi. Questo è il primo video della serie Come ho imparato le lingue. Se volete vedere gli altri, date un occhio a questa playlist. Se invece vuoi capire come strutturare in dettaglio lo studio di una lingua, dai un occhio a questo video che è uno dei più visti perché è un argomento fondamentale. A prestissimo.